come dire, una difficoltà nel fare proprio le prenotazioni oppure di fare lo stesso atto. Seduta lampo di Consiglio Comunale a Pagani con la presentazione del documento unico di programmazione ed alcune variazioni di bilancio. Il DUP rappresenta il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione e non sono mancate le interrogazioni consiliari sia da parte della maggioranza che della minoranza. Sono due momenti, due voti tecnici su una variazione di bilancio, sostanzialmente fondi che abbiamo preso, che si sono stati messi nel bilancio, che avevamo approvato già in giunta, e poi il documento di programmazione che diciamo è l'apripista del bilancio di programmazione che sarà fatto la settimana prossima. Ci sono state delle domande da parte delle opposizioni a cui hanno risposto l'assessore alle finanze, il vice sindaco con delega ai lavori pubblici e il sottoscritto anche su alcune domande rivolte direttamente a me. La discussione è pagata da parte di tutti e si è votati a larga maggioranza. Erano argomenti diciamo di interesse importante come variazioni di bilancio, DUP, documento unico di programmazione, approvazione dei verbali di seduta precedenti. Ci sono stati degli interrogativi posti sia dalla maggioranza che dalla minoranza in termini di questioni di strettissima attualità. C'è stato un bel confronto in consiglio e si è svolto tutto in una maniera più regolare. Questo è il DUP in piano strategico, dove vede anche diciamo la programmazione di questa amministrazione che va per tutti i lavori su tutte le ripartizioni. In particolare, logicamente, il consigliere Petrelli e la commissione hanno fatto delle domande specifiche sul piano tecnico perché volevano sapere come stavano i finanziamenti, come erano l'andamento dei lavori e quindi abbiamo risposto in mezzo. Diciamo che abbiamo anticipato quella che sarà poi la specificazione complessiva al bilancio di previsione, dove ci saranno le relazioni sulla programmazione dei lavori pubblici. Erano solo tre i punti all'ordine del giorno, il più importante era il DUP, il documento unico di programmazione, rispetto al quale abbiamo l'opposizione ha espresso il voto negativo perché rispetto al DUP lo stesso collegio dei revisori non ha previsto che il piano delle relazioni non era stato redatto e assolutamente il piano di fabbisogno del personale ha rinviato all'annualità 2023 per quanto concerne le assunzioni. L'amministrazione non è entrata nel merito delle nostre domande, nel senso che noi volevamo sapere un po' sul piano dei lavori pubblici quali erano i cantieri in itinere, quali erano i finanziamenti che si erano adottati e parte delle risposte dei vice sindaci hanno in parte soddisfatto l'opposizione. Protesta invece l'esponente dell'opposizione Anna Rosa Sessa, che ha scelto di abbandonare l'aula definendo la seduta una presa in giro per la mancanza di un confronto approfondito sull'argomento. Ho abbandonato l'aula in segno di protesta. Non si può più assistere alle prese in giro di questa amministrazione e di questa maggioranza. Si arriva in aula con un argomento importante, il DUP, che è il documento unico di programmazione che precede il bilancio di previsione, un atto politico importante che questa amministrazione e questa maggioranza non spiegano in natura politica, ma con un intervento tecnico che ha poco di comprensibile. Non ci hanno detto che cosa vogliono fare per la viabilità, per le politiche commerciali, per le politiche sociali, per le politiche culturali, per i servizi, perché non hanno una visione di città, come ribadisco da 3 anni. Basta, è il momento che ci dicano la loro. Non si può più assistere a delle sceneggiate in consiglio comunale.